Strutture intermedie che riducano gli accessi impropri agli ospedali, medici di base sempre più protagonisti, ruolo delle amministrazioni locali. Il Consiglio regionale avvia il percorso di revisione della legge del 2015 che ha riformato il modello dell'assistenza sanitaria in Lombardia. L'obiettivo è inserire misure correttive alle criticità emerse in questi anni di applicazione della norma. Il progetto di riordino dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio per arrivare all'approvazione entro l'anno. Questo riordino parte con un vantaggio, nel senso che le cose che devono essere, gli aspetti che devono essere migliorati sono riconosciuti ai più, insomma, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista di professioni, sia da un punto di vista di sindacati, insomma, quindi la medicina, diciamo, territoriale, insomma, è quella che ha sofferto di più, non solo durante la pandemia, perché prendere un periodo pandemico come riferimento per fare un riordino sanitario è un errore culturale, ma già prima della pandemia dei segnali, degli accorgimenti che poi sono diventati evidenti durante la pandemia erano emersi, quindi il rafforzamento della medicina del territorio. Cosa significa concretamente? Significa la capacità di creare dei filtri tra il cittadino che ha bisogno di assistenza sanitaria e l'ospedale, quindi significa sapere chi chiamare nel momento in cui si ha bisogno, significa rallentare l'accesso ai pronti soccorsi, significa diminuire le liste d'attesa, significa creare attraverso i distretti, attraverso delle case della salute, dei punti di riferimento fisici ben individuabili dal cittadino che possano essere un intermezzo tra l'ospedale e il cittadino. Fondamentale poi il ruolo dei medici di medicina generale. La medicina territoriale sono anche i medici di base. Il percorso deve essere fatto insieme a loro perché credo che i medici di famiglia, i pediatri libera scelta debbano essere, come dire, compartecipi nella scrittura di questo riordino perché devono crederci. Perché se vogliamo migliorare e continuare ad essere un punto di riferimento italiano in materia sociosanitaria bisogna che ognuno dia il proprio contributo.